Il possibile svuotamento del lago di Valli era una notizia già uscita alcuni mesi fa. Primo tra tutti fu l'ex sindaco di Valli, Mario Puglia, a far trapelare tale possibilità, pur senza affermarlo direttamente. In seguito anche l'attuale presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, lo dichiarò a Palazzo Ducale a Lucca. La nostra emittente ha seguito con attenzione il complesso iter della vicenda che vede coinvolti Enel, Romei SRL e Comune di Valli di Sotto e che rientra nel progetto Essere 2020 Valli, che ha come obiettivo la valorizzazione turistica del territorio. Giovedì scorso il contratto tra le tre realtà era passato in giunta municipale a Valli, che però, come richiesto dagli attori coinvolti, aveva mantenuto lo stretto riservo sulla importante notizia. Poi Enel, a seguito di un post sui social di una privata cittadina, nel pomeriggio di domenica 10 maggio ha deciso di fare uscire un comunicato che conferma la sottoscrizione di un accordo che riguarda appunto anche lo svuotamento dell'invaso di Valli. Inizialmente si pensava che il tutto potesse avvenire nell'estate 2020, ma visto la complessità organizzativa sia dal punto di vista pratico che burocratico, a questo obiettivo si sta lavorando per il 2021. Le iniziative di preparazione all'evento saranno davvero tante, in modo da accogliere tanti turisti nel miglior modo possibile e per non ripetere gli errori logistici di accoglienza del 94, quando comunque a Valli arrivarono ugualmente un numero esagerato di persone per vedere il piccolo paese sommerso di fabbriche di Careggine. Ma quando inizierebbe l'iter per arrivare a rivedere il paese sommerso? Da alcune indiscrezioni sembra che le procedure inizieranno nella primavera 2021. Tra coloro che hanno lavorato alla stesura di questo accordo, l'ex sindaco di Valli di Sotto, Mario Puglia, che oggi riveste la seconda carica comunale. Allora, finalmente ce l'abbiamo fatta, dopo 3 anni che ci lavoravamo, grazie alla ditta Romei, ma grazie a Denele, la voltatura del lago da un sogno è diventata una realtà. Nel 2021 faremo tutto il possibile di non ripetere gli errori dell'ultima volta. L'ultima volta il Comune ha richiesto addirittura 75 milioni e i privati che hanno guadagnato 2 miliardi. Pertanto questa volta verrà oculato e sarà il Comune a dirigere la musica.